Ragazzi, ve la ricordate la modalità più strana, assurda e stupida di Roblox in cui sono diventato un'anguria? Ecco, oggi sono tornato proprio su Secret Staycation perché hanno fatto degli aggiornamenti assurdi, tantissime nuove mappe, una boss fight e nuovissimi cibi per sbloccarli tutti e alla fine diventare un nugget di pollo. Sì ragazzi, sono un nugget di pollo. Secondo voi, quali altri cibi ho sbloccato? Ma soprattutto, riuscirò a battere anche il boss? Il boss? E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Io sono Anguria, Anguria Prime. Eccomi qua, sono ritornato su questo fantastico gioco perché o non l'avevo visto io o hanno fatto un mega aggiornamento, sono caduto ma non sono morto, ma c'è praticamente un'intera nuova zona e si trova dietro quella porta che però possiamo aprire solamente con l'anguria, perché l'anguria è gigantesca e riesce a spingere la porta. Benvenuti nella nuova zona della casa, piena di nuova frutta e cose ambigue da scoprire. Dietro la porta c'è qualche segreto, dietro la porta ci sono sempre dei segreti. Porta, c'è un cornetto, ve l'ho detto, che fa rima con cornetto. Che bello, croissant! Abbiamo sbloccato il croissant, vediamolo nel frigorifero, abbiamo un sacco di frutta, un sacco di roba, che tra l'altro dobbiamo ancora sbloccare. Cos'è il nascondiglio? Ricompense, seleziona mappa. No ragazzi, che cos'è? Hanno aggiunto delle modalità? Voglio giocare col croissant! Istruzioni d'uso. La parte appuntita della sua testa viene spesso rosicchiata da altri alimenti. Anche a me piace la parte appuntita del croissant. Mi piace dire croissant. È una cosa strana ma divertente dire croissant. Voglio uno spam nei commenti di croissant. Ovviamente con la stessa intonazione, deve essere croissant. Sono pazzo ragazzi, sono completamente andato. È una casa giapponese, raga, ma è una casa giapponese, guarda che figo. Voglio vedere tutto quello che c'è nascosto qui dentro. Spero ci siano nascoste anche altre cose assurde, tipo in questo bonsai c'è qualcosa. Bonsai, tu che cosa sai? Sai dirmi dove si trova l'altra frutta o l'altro cibo? Ok ragazzi, qui secondo me c'è da fare del parkour master. Sì, ma mi sa che là sopra non posso saltare. Ma posso entrare nei mobiletti? No, non posso entrare nei mobiletti. Lì c'è del parkour. Io fiuto il parkour. Io fiuto gli ostacoli. Qua sicuramente si... sali, sali, piano, molto piano. Mi ero scordato di quanto fosse terribile questo gioco. Maledetto cornetto. Allora, dobbiamo salire là sopra. È un ascensore. È un ascensore. Ragazzi, come si attiva l'ascensore? Aspetta, aspetta, aspetta. Con calma, con calma. C'è un onigiri? Voglio un onigiri. È un ascensore, guarda. Come fa? E come... no, non deve... c'è un problema. Cioè, no, ragazzi, come faccio ad andare su se quando mi metto lì va giù? Si deve fare in due? Questa è una roba da fare in multiplayer? Anche perché... vai su! Madonna mia, sto cornetto, altro che sgranocchio, ti spezzo a metà, mi dimangio con la crema. Qual è il vostro gusto di cornetto preferito? Guarda, non funziona, non funziona. Forse non devo andare qui. Devo andare in un'altra stanza, perché questa probabilmente è una stanza dedicata al multiplayer. Posso andare nel cesso? Guarda quante stanze! Nella lavatrice c'è sicuramente qualcosa, ma anche nel water. Posso andare nel water? Ehi, c'è qualcuno nella lavatrice? Dash, PowerPoint. Che devo fare? Non c'è niente nella lavatrice. Perché mi fai entrare nella lavatrice se non c'è niente nella lavatrice, mortacci tua? No, no, ci deve essere qualche altro frutto da qualche altra parte. Sto impazzendo. Lì sopra, posso salire sullo sgabello? Aspetta, aspetta, no, e sali. E sali! C'è il fono! No, aspetta, no, non sale, non sale sullo sgabello. La bilancia mi dice il peso? Molto sottile, non credo che quello sia il peso. Mi serve? Altra fru, guarda, guarda che qua c'è del parkour di quelli ignoranti. Ci sono delle paperelle! Ci sono le paperelle, ragazzi. Ci sono giornali sfigati. Sì, comunque siamo in Giappone, quindi questa è una casa giapponese. Ora molto piano, molto piano. Ma non è che nel cesso c'è qualche easter egg? Vediamo, aspetta, aspetta. Eccoci. Mi ha scaricato. Dove
Dove mi ha scaricato? Dove sono finito? Stai venendo lavato nel bagno. Ragazzi, dove sto andando? Che vuol dire in attesa che i giocatori si uniscano? Ma che cos'è? Un gioco horror? E quindi mi ha scaricato dentro un pezzo di casa. C'è un nuovo. Salve, buongiorno. Oh, mi mette ansia. Sei venuto al momento giusto, hai visto? Che fortuna. Amazing, sorprendente, ninja a tavola. Fammi leggere. Mi scuso per il ritardo. Sono il maggiordomo di questa Edamame Mansion. Edamame non sono i fagiolini verdi? Ci sono altri cibi. In questo momento i fagioli stanno facendo un pisolino. Ma Mrs. Edamame, no, la signora Edamame, si spaventò perché pensava che mancassero i fagioli, senza sapere che stessero facendo un riposino. E quindi? Quindi ho una richiesta. Dimmi, per favore, rimetti i fagioli nella pancia della signora Edamame. Che vuol dire? Sì, va bene. Come dovrei fare a rimettere i fagioli nella sua pancia? Questa missione è una di quelle che non avrei mai voluto fare. Salve. Metti la corda. Oh mamma mia. Li ho presi con una corda. Ho preso dei fagioli con una dannatissima corda. Va bene, signora Edamame. Ma la signora Edamame è dentro un horror. Ehi, Fufi, mi raccomando, stai molto tranquillo che ti devo rimettere nella pancia di tua madre. No, signore Edamame, dove sono i miei bambini? Ma che è una boss fight? Signore Edamame, il bambino è qua. Come? Ecco, adesso, rimettilo nella pancia. Fatto. Uno è andato, signore Edamame. Arrivo, vado a prendere l'altro. Mamma, che ansia. È una boss fight, non ci posso credere. Vai, di più. Vieni qua, fasciolino, vieni qua. Ti devo rimettere nella pancia della signora fasciolina. Per favore. No, oh, con calma. Si calmi, signore Edamame. Vai. Metti fasciolino. Non lo mette il fasciolino, però. Allora, dobbiamo stare molto attenti. Oh! Ragazzi, mi hanno creato una boss fight su questo gioco, ma stai scherzando? Allora, dobbiamo stare attenti. Signore Edamame, con tutto il bene. Sono solo un semplice cornetto. Ok, vai, rimettilo nella pancia. Perfetto. Aia! No, mi ha lanciato il cappello. Oh frat, mi ha lanciato il cappello. Manca l'ultimo piccolo Edamame. Aia! Sì, ma non mi puoi inseguire. Sì. Tua madre. Mi ha inseguito. E mo dove sono finito? Ragazzi. E quindi? Oh no. Oh sì. Puoi riprovare con i tuoi amici. Che vuol dire per riprovare con i tuoi amici? Salta. Non voglio riprovare. Vi faccio al forno. A te. Delle uova. Gli Edamame. E mortacci tua. Cioè, sono stato scaricato da un cesso dentro una boss fight. Ma manca a fa così. Io voglio solo recuperare della nuova frutta. Quindi aspetta. Ho visto una cosa che sbrilluccicava. C'è della nuova frutta. Eccolo, che cos'è? Il melone. Bellissimo. Adesso abbiamo anguria e melone. Questo video si chiamerà Io sono melone. Vi prego, io sono melone, bellissimo. Oppure si chiamerà Croce. No, ragazzi, vi giuro che la smetto di dire Croce. Sì, ma qua dove vado esattamente? No, stai buono. Ma non posso andare da nessuna parte? Posso prendere una paperella di gomma per caso? Bravo, vai qua. Posso prendere una paperella? No. Mi sono ammazzato. Dobbiamo esplorare tutte le altre stanze del nuovo aggiornamento. Perché? Perché non me la sta raccontando giusta questo gioco. Ci deve essere dell'altra frutta nascosta. C'è un pacco. Apri il pacco. E vai. Non si apre. Ehi, c'è della frutta da qualche parte. Dov'è la frutta? Oh, attenzione. Sto entrando in dei posti dove non volevo entrare. Ancora? Oh, sono fuori. Sono con altra gente. Ciao. Aia, mela, maledetta mela. Allora, dobbiamo tenere gli occhi aperti. Ci serve dell'altra frutta. Dove può stare l'altra frutta? C'è un mandarino. Che cos'è? Ma è un frutto nuovo o è una persona? Non sto capendo. Metti la corda. Semi di poca poca. Che cos'è? Ma è una farm? Cioè, ognuno ha la sua farm e io posso piantare il mio seme di poca poca? C'è davvero l'onigiri? Io prima stavo scherzando. No, mi dovete far sbloccare l'onigiri. Prima di tutto, come si esce da questo giardino? Mi fate uscire che mi sta venendo l'ansia. Aspetta che mi vado a fare una doccia. Ah, forse si esce così come sono entrato. E qui? Una bella doccia rinfrescante. Sono un cornetto profumato adesso. Che bello. Sì, cornetto. Oh,
Sali, mannaggia. Qua non credo ci sia della frutta da sbloccare. Credo solamente che sia una farm, una specie di aggiornamento in cui ognuno ha la sua farm e coltiviamo della frutta. Però, no ragazzi, non vedo del parkour, quindi sicuramente dobbiamo tornare in casa. Ma per tornare in casa devo rientrare da qui? Per favore fatemi rientrare. Io voglio l'onigiri, datemi subito l'onigiri o mi arrabbio. Come si prende? Dov'è? Ditemelo. Eppure secondo me nella vasca, facendo un po' di parkour, si può entrare. È solo che il cornetto non ci arriva lì sopra. Devo tornare alla casa base, prendere quello piccolino. Sì, anche là si può salire comunque. Sì, ragazzi, devo prendere qualcuno che faccia dei salti un po' più elevati. Posso entrare? Ma aspetta, il frigo, giusto, posso cambiarlo? Dov'è quello piccolino? Piccolino? Eccolo qua, quello piccolino. Go, ishbote. Aspetta, ma hanno aggiunto anche nuova roba? Vediamo se c'è qualcosa in più. C'è l'onigiri! No, devo capire come salire qua. Devo salire sul divano. Come ci salgo sul divano? No, ragazzi, devo salire sul divano. Aspetta. Il modo lo devo trovare. Sul divano e poi sul tavolino. No, aspetta. Come salgo sul divano? Perché in altissimo... No, non ti buggare. Allora, devo salire sulla pista del treno. Dai che ho trovato l'onigiri. Scusami. Perfetto, piano. Oh! Sì! Ho preso il biscotto con chip di cioccolato! Molto bene. Sì, ma vedi, come faccio a salire lì? Sì! Piano, c'è l'onigiri! Sì! Palla di riso! Adoro tutto ciò! C'è qualcos'altro di nuovo qui che non ho visto? C'è qualcosa sul tavolo? Aspetta, c'è una banana con la faccia. Oh! Dai! Mannaggia! Buttati giù! Ora, prima cosa, andiamo ad analizzare il nuovo cibo che abbiamo preso. Segretamente, c'è una prugna in salamoia nascosta dentro di lui. Che schifo! No, aspetta, dicevo, che schifo! Dov'è il biscotto? Guardate quanto è bello! Non è ancora completamente cotto, quindi è meglio rimetterlo nel forno per un po' di più. No, io voglio l'onigiri. L'onigiri fa dei salti? Vediamo che salti fa l'onigiri. L'onigiri non fa dei salti molto... salti. Allora, io devo prendere l'anguria. Tra l'altro ho preso anche il melone. Eccolo qua il melone, guardate quanto è bello. Sta lavorando duramente su una dieta con l'anguria. Ve l'ho detto che era collegata all'anguria. Adesso prendiamo il melone e lo useremo per aprire. Aspetta, aiuto. Lo useremo per aprire la porta. Poi switchiamo subito a quello piccolino. Guarda, aspetta. Apri. Ci serve quello piccolino per intrufolarci da tutte le parti. Apri la porta. Che fatica. Dai, piano. Possiamo metterci anche lì in mezzo a quella porta. Ok. Adesso. Aspetta. Switch. Vai. Your moment. Aspetta. Vai. No, non si deve chiudere la porta. Perfetto. Siamo dentro. E ora è il momento di esplorare. Mortacci tua. È il momento di esplorare. Lì sopra possiamo arrivarci senza problemi. Fammi vedere. No, ok, questo potrebbe essere un problema. Aspetta, qui forse siamo più in alto. Aspetta, in diagonale e non sale. Va bene, però possiamo metterci in mezzo alla porta. Guarda. Mi sa che ho visto una piccola fessura. Possiamo metterci qui? Ragazzi, questa porta era aperta. Scusate, ma questa porta da lontano era aperta. Ragazzi, a questa porta... No, vi giuro che questa porta da qui era aperta. Cioè, io vedevo in mezzo a quella porta. Vedi che si vede dentro, sembra aperta. Mortacci tua, va bene, non fa niente. Dobbiamo andare qui. Qua secondo me comunque possiamo salire. Aspetta. Qua, aspetta. Non è che possiamo salire di qua? Piano, vai. Sì. Guarda, non so con quali leggi della fisica, ma possiamo salire. Piano. Ma il fono qua come lo risolviamo? No, lì c'è il fono, però posso entrare nella vasca. Sì, sicuramente posso entrare nella vasca. Devo prima salire qua sopra. Sali. Come faccio? A terra. Aspetta, devo andare. Ok. Sali. No, dentro. Mannaggia, sto impazzendo. Adesso esplodo. Oh, ma sei scemo. Entro dal buco di sotto.
Vai, vai, piano. Io devo sapere cosa c'è in quella dannata vasca. Io lo devo sapere perché sennò impazzisco. Se non riesco a scoprire cosa c'è in quella vasca, io non finisco questo video. Sali! Ma sei stupido? Dai, dai, dai. Piano, 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 piano. Mannaggia, mannaggia. Ok, dai, dai. Ora, ora è il momento. Non è il momento. Non è il momento. Così complica. Beh, non così lungo e neanche così corto. Ragazzi, ci sono. Piano, piano. Vai, che figo. No, no, che sta succedendo? Aspetta, aspetta. Non posso saltare. Ok, non posso saltare. Ma posso sbloccare qualcosa. Che cos'è? Un chicco d'uva. No, non posso saltare sott'acqua. Cos'è un fico? Che cos'è? Una blueberry. Aspetta, la blueberry che è una mora, tipo? Una cosa del genere. Non mi ricordo che cos'è la blueberry. Qua posso andare, posso fare qualcosa. Qua no, non posso fare niente. Però, ragazzi, siamo nella vasca con le paperelle di gomma. Cioè, è come sul secondo canale gaming, Pongo Dongo, il simulatore di paperelle, ma su questa cacata di gioco. Sì, ma come faccio a Mamma mia. Devo risalire su, piano, 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 piano. Vai lentamente, vai lentamente. Un movimento sensuale, sensual. Movimento, ok. E mo? Ah, si può andare, aspetta. Si può andare anche di là? No, come fa? È un po' complicata questa roba. Aspetta, ma no, ma non si può andare su quella corda. Come si va su quella corda, scusate? Sì! Ma stai scherzando? No, ragazzi, no, ragazzi. No, ragazzi, al prossimo video, ma che è? Ragazzi, ero tornato un attimo dal boss per controllare una cosa. Ho trovato un chicken nuggets. Ho trovato un nuggets di pollo. Come faccio a tornare indietro? Per favore, fatemi tornare indietro. Voglio provare il mio nuggets di pollo. Riassorbimi. Cesso? Ora va meglio. Io sono un chicken nugget. Ah, aia.